All Together Now, prima puntata. Federico commuove tutti. È iniziato All Together Now e già moltissime voci e storie hanno colpito i telespettatori. Il regolamento non è cambiato e anche gli ospiti hanno fatto divertire moltissimo il pubblico a casa. Ecco cosa è successo nello specifico in questa vivace prima puntata. Seduti nei 100 posti del muro ci sono diversi esperti musicali, ma anche blogger, chef e tanto altro. Tra i volti più noti quelli della Donatella, presenti anche l'anno scorso, e Andrea Cardillo, la cui carriera era addirittura partita da Saranno Famosi. Cristiano Malgioglio, uno degli ospiti della serata, si siede sul muro e sarà anche a lui giudicare i concorrenti. Anche Raffa e Tozzi sono tra gli ospiti e poi immancabilmente Iva Zanicchi, che come l'anno scorso è stata sempre presente e ha giudicato tutti i concorrenti. Al centro del muro siede anche J-Ax, che conduce insieme a Michelle Hunziker. Dato che gli ospiti sono questi, si può dedurre che l'arrivo di Maria De Filippi, di cui si era parlato negli ultimi giorni, è saltato. Tra i primi a esibirsi ci sono Domenico Prezioso e Sonia Mosca, che conquistano il cuore dell'intero muro, riuscendo così ad arrivare direttamente in finale. È il turno di Carmine Cirillo, che colleziona 94 punti, restando alta in classifica, ma senza poter avere un accesso immediato alla finale. Tocca a Gaia Di Fusco e a Rita Comisi, le quali ottengono rispettivamente 80 e 82 punti, convincendo dunque molto il pubblico. Arriva poi il momento dell'esibizione di Don Giuliano, che scatena curiosità e divertimento, ma alla fine riesce a conquistare soltanto 43 voti. La cosiddetta linea di sbarramento è fissata a 30, quindi Giuliano può passare, ma le tre cantanti prima di lui hanno collezionato molti più voti. Quindi l'ultimo artista è eliminato e si va avanti con la seconda manche, che vede come primo performer Federico Martello. L'uomo sorprende tutti per la sua bellissima voce e il muro gli dà ben 99 voti. Tutti si complimentano con Federico per aver affrontato positivamente la sua difficoltà e averne fatto nascere un talento. Infatti il cantante è in sedia a rotelle e J-Ax gli domanda se ha mai partecipato al Talent o gare italiane, perché lui non ricorda di averlo visto prima. Federico risponde che ha partecipato a gare all'estero, ma non in Italia, perché si pensa sempre che un concorrente come lui possa tirare per una questione di pietismo e non per la bravura. J-Ax si scaglia duramente contro questo modo di ragionare e dice che l'unica pietà bisognerebbe provarla verso chi fa questi ragionamenti. Sostiene infatti che non è possibile che ad un disabile sia precluso qualcosa, perché tutti devono poter fare ciò che vogliono. È il turno di Lenia Suffredini, una giovane ragazza di 19 anni che sembra molto determinata. La giovane racconta di voler vincere il Montepremi per investire metà nel suo percorso universitario e di studi canori. L'altra metà invece vorrebbe destinarla alla ricerca per le malattie rare, poiché l'argomento la riguarda da vicino, per problemi familiari. Subito Elenia raccoglie l'applauso del pubblico e del muro e poi si esibisce facendo sentire una voce aggressiva e grintosa che la fa votare da 71 persone. Successivamente scoppia la polemica. Michelle Hunziker chiede a un esperto che non ha votato la Suffredini a cosa sia dovuta la sua scelta e questo risponde che sembrava di stare al karaoke. Un'altra esperta conferma dicendo che forse manca la tecnica e J-Ax, Iva Zanicchi e altri attaccano questa presa di posizione. Tocca poi a Etienne, che non convince del tutto e secondo Malgioglio dovrebbe dedicarsi a un'altra professione. Etienne dopo viene eliminato, mentre Don Giuliano riesce a essere ripescato. Rita si sfida contro Federico ed è quest'ultimo a trionfare tra l'entusiasmo generale. Ilenia e Carmine intraprendono la stessa sfida e vince il secondo. Poi tocca a Fabio e Gaia, sfida che vede vittoriosa Gaia. Tutti loro potranno avere accesso alla semifinale, che sarà composta da 16 concorrenti, selezionati nelle 4 puntate. Sono invece già direttamente in finale Sonia e Domenico. J-Ax avrà sempre la possibilità di ripescare qualcuno a fine puntata, in questo caso Don Giuliano. Finisce così la prima puntata di All Together Now, in cui non sono mancati momenti emozionanti, ma anche come al solito qualche polemica.
qual è il cantante che vi ha fatto emozionare di più? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.